sperimentazione e cavie animali. Gli scienziati da sempre testano gli effetti di malattie, di farmaci, di tossine sull'organismo umano usando gli animali come modello sperimentale. Uno studio del centro di ricerca Piaggio dell'Università di Pisa, finito sulle pagine di Nature Scientific Reports, propone una alternativa. Sarebbe anche più efficace perché si fa direttamente sulle cellule umane. Laura De Donato. Questo è un mini polmone, qui invece c'è un mini fegato e in questo bioreattore si possono osservare tessuti che si muovono come il nostro intestino. Siamo nel laboratorio Piaggio, Università di Pisa, dove la fantasia e le competenze per immaginare modi nuovi e più efficaci di fare ricerca con tecniche più predittive dei test su animali o in vitro sono in grande fermento. Secondo la legge allometrica della biologia c'è un rapporto tra la massa degli animali e il loro metabolismo che vale per tutti gli esseri viventi. Per questo gli animali hanno spesso fatto da modello in laboratorio per simulare la risposta dell'uomo a sostanze chimiche o patologie. Ma ora c'è una strada nuova e molto promettente. Io ho mostrato in questo lavoro, pubblicato recentemente in Nature Scientific Reports, che se noi utilizziamo giusti accorgimenti sperimentali è possibile fare degli organoidi tridimensionali nel laboratorio che seguono la legge di Cleaver. Da molti anni, per testare l'effetto di farmaci o studiare lo sviluppo di una malattia, i biologi rappresentano tessuti o organi umani coltivando linee cellulari alla temperatura del nostro corpo. Questi simili tessuti però sono disposti in monostrati che non riescono a essere efficaci perché non tengono conto della complessa architettura tridimensionale dei diversi tipi di cellule che cooperano nel nostro organismo, collegati dal sistema vascolare. Da qui è nata l'idea della professoressa Arti Ahluwalia con il gruppo di ricerca dell'Università di Pisa. Una delle tecnologie è la tecnologia delle cellule staminali pluripotenti, quindi creiamo dei organoidi tridimensionali fatti da cellule staminali umane. Questi poi sono combinati in sistemi chiamati bioreattori. E questo per esempio sono bioreattori collegati uno all'altro da un flusso di fluido e in ogni uno dei bioreattori mettiamo un organo diverso in modo tale da studiare l'interazione tra un organo e l'altro, cioè il cosiddetto crosstalk tra gli organi. Oltre ai bioreattori e alle cellule staminali utilizziamo la microscopia ad alta risoluzione per studiare da vicino l'interazione tra le cellule, i farmaci o le tossine che circolano nel mezzo. Abbiamo anche sviluppato un bioreattore che si muove in maniera simile alla peristalsi intestinale. Questo sistema, per esempio, viene utilizzato per studiare diabete e obesità. Essenzialmente, negli animali, non è possibile riprodurre queste malattie perché gli animali non mangiano troppo e non hanno questa Non bevono enzima, troppo non cacao. bevono troppo neanche. Questa tecnica è appena nata, ma ha già dato i primi risultati che saranno presto pubblicati e si presta a indagare tempestivamente campi di ricerca molto caldi, come ad esempio gli effetti delle polveri sottili sui polmoni, uno studio cofinanziato dalla Lega Antivivisezione, o le recenti conferme dei collegamenti fra intestino e cervello nell'insorgere della malattia di Parkinson. Noi stiamo cercando di ricreare il crosstalk tra il cervello e l'intestino utilizzando cellule endoteliali intestinali e organoidi di cervello e poter capire cosa innesca il Parkinson. Ma per crescere come meritano, queste ricerche hanno bisogno di più investimenti. Io penso che per diffondere meglio queste tecnologie, per veramente lavorare verso la riduzione della sperimentazione animale, bisogna investire di più in questo tipo di tecnologia integrata.